Però Lorenzo, oggi è venerdì, c'è l'ultima puntata proprio dedicata, come abbiamo detto in apertura di puntata, dedicata al coro Colline Verdi di San Giovanni Teatino. Sì, a proposito di piante, Colline Verdi, no? ci sta bene per associare il rispetto nei confronti dell'ambiente anche alla cultura e al canto. È l'ultima puntata, una settimana trascorsa con gli amici di San Giovanni Teatino, è stata una 7 giorni intensa sotto tutti i punti di vista, con la conferma di avere tante associazioni culturali che si dedicano al canto e alla tradizione popolare con il massimo rispetto e il massimo impegno. Un invito a tutti, prima della settimana prossima, dove andremo a chiudere il nostro percorso, continuate così, mettete dentro più giovani possibili, perché la tradizione popolare abruzzese deve durare in eterno e deve continuare appunto ad effettuare il suo miglior percorso per tramandare alle generazioni future questa arte davvero molto ma molto accattivante. E allora andiamo subito a guardare insieme l'ultimo approfondimento dedicato a questo coro. Thank you.
Eccoci qui amici di Rete 8, amici di pomeriggio, ci è venuto a trovare Paolo Cacciagrano, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Questo abbinamento mi affascina. Beh sì, la pubblica... Complicato immagino, no? Come delega. Ma è complicato ed è affascinante, perché è una delega, ho anche altre deleghe, ma queste due deleghe sono quelle che mi affascinano di più, come ha detto lei. Perché chiaramente l'istruzione e la cultura vanno di pari passo. Poi in un comune come San Giovanni Teatino, San Buceto, perché noi siamo conosciuti più come San Buceto che San Giovanni Teatino, e siamo conosciuti nel bene e nel male come la città dei centri commerciali. Qui abbiamo oltre 2000 attività commerciali, diciamo che il motore economico dell'Abruzzo è sul nostro territorio. Quindi fare cultura in un comune dove si fa altro, si fa economia, si fa commercio, si fa industria, quindi imporre o comunque sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cultura non è facile, quindi è una sfida. A me piace però le sfide, quindi mi ci sono dedicato anima e corpo. Allora io la domanda la brucio subito, la curiosità, anzi la provocazione, perché ci sono passato anch'io, poi a microfoni spenti ci racconteremo come. I capitoli legati alla cultura sono capitoli importanti, corposi, ci mettete dentro qualcosa di interessante, assessore, per portare avanti un'attività, quella culturale, degna insomma di questo nome? Una provocazione. Ma sì, chiaramente lei intende i capitoli economici del bilancio. Assolutamente. Quindi... non quelli di un libro. Non quelli di un libro, capitoli economici. Sicuramente con questa amministrazione i capitoli economici riguardanti la cultura ma anche la pubblica istruzione si sono incrementati fortemente, tant'è noi facciamo tantissime cose. In questo momento siamo all'interno della scuola civica musicale di San Giovanni Teatino, un'istituzione del comune di San Giovanni Teatino, e solo questa scuola assorbe 50.000 euro come capitolo di bilancio. Quindi diciamo che e qui sì. Torna l'abbinamento cultura-scuola, perché questo edificio prima era adibito ovviamente alle lezioni, non so di quale grado, però insomma era una scuola, c'erano gli alunni qui dentro. Sì, questo edificio è un edificio diciamo un po' storico del nostro territorio di San Buceto, località San Buceto, perché questo edificio nasce negli anni 60 ed è costruito a step, si è ingrandito e c'erano le cosiddette scuole elementari, quindi gran parte degli attuali cittadini di questo comune hanno svolto qui le lezioni. Dopodiché, siccome era diventato insufficiente per il boom demografico che ha avuto il nostro comune, basti pensare che 25 anni fa facevamo 5.000 abitanti, 30 anni fa, adesso ne facciamo quasi 15.000, ma ci sono tanti altri cittadini che pur stando, abitando a San Buceto, San Giovanni Teatino, non hanno trasportato la residenza, sempre legato ai centri commerciali, perché molti vengono a lavorare qui e non portano la residenza nel nostro territorio. Quindi diciamo che c'è stato un boom di popolazione, siamo uno dei pochi comuni che cresce in Abruzzo, e quindi si sono costruite nuove scuole. E questo edificio, pur stando al centro di San Buceto, in effetti da sulla piazza San Rocco, che è la piazza principale di San Buceto, questo edificio è stato, il primo piano è stato adibito a sede della scuola civica musicale. E poi dobbiamo anche raccontare un episodio. Purtroppo il terremoto dell'Aquila ha avuto delle ripercussioni anche nel nostro comune. La vecchia chiesa di San Rocco, chiamiamola vecchia, che stava qui a poche decine di metri da questo edificio, ha avuto un'importante lesione al tetto e all'epoca è stata dichiarata inagibile. Quindi si è abbattuta e si è iniziata a costruire una nuova chiesa, che approfitto per dire la famosa chiesa progettata da un archistar come Mario Botta. La stiamo vedendo grazie alle immagini del meraviglioso drone di Mario Giacchetti e Maurizio Miglione. Assessore, noi siamo venuti preparati, insomma. Siete venuti preparati anche a livello tecnico, perché questa chiesa, dicevo, è stata progettata da Mario Botta, che ha progettato delle chiese che vanno da New York negli Stati Uniti, in Europa, a Parigi, ed è stato, i progetti sono stati esposti anche alla Biennale di Venezia e sono oggetto di tesi, decine e decine di tesi degli studenti di architettura. È una chiesa molto particolare, molto bella.
se guardate un attimino da una certa angolazione, questa chiesa pende di 35 gradi, potrebbe sembrare la torre pendente di San Buceto, San Giovanni di Atino. Non ha una finestra, soltanto una grossa croce sul tetto, che illumina ovviamente. Un'angolazione particolare per farla illuminare. È una chiesa che costerà alla fine oltre 13 milioni di euro ed è una chiesa che nell'idea dell'arcivescovo Bruno Forte, che l'ha pensata così, è una chiesa per attrarre il turismo religioso, oltre che per i cittadini di San Buceto, San Giovanni di Atino, ma anche una funzione turistica. Addirittura è una sfida, perché diceva appunto l'arcivescovo Forte che come si va a Milano e comunque se si è cattolici o no si va a visitare il Duomo di Milano, chi scende all'aeroporto di Pescara e in una serie di se svolge un certo tipo di turismo viene a visitare la chiesa di Mario Botta. Quindi è una chiesa che non è soltanto per la nostra comunità ma per l'intera regione. Approfitto per dire che sarà inaugurata il 15 giugno alle ore 17:30, quindi finalmente questa chiesa avrà una vita propria. Le chiedo, questa è davvero complicata, ha mai cantato? Le è venuta mai voglia di cantare? No, non mi è venuta mai voglia. A parte la doccia. Non è venuta mai voglia di cantare perché sono stonatissimo. Però mi è venuta voglia di suonare, che quando avevo 8-9 anni mio padre mi invogliò a fare scuola musica, tant'è
a farmi imparare a suonare la chitarra. E come è andata a finire, Assessore? È andata a finire che fino a 11-12 anni ho fatto corsi di chitarra, dopodiché quando si fa più grandicelli, allora invece della chitarra si preferisce forse avere qualche altro hobby, viste le nostre compagnucce che erano belle ragazze. Eccolo qua. Alla fine ho abbandonato la musica per altro. Naturalmente scherzo, però la bella musica piace tantissima. Tant'è seguo concerti sia di musica classica che di musica leggera. Doveva fare 50 e 50, 50 musica e 50 le donne. Sa dove deve fare il 100% nel momento in cui c'è da destinare qualche somma in più? Poi ovviamente lo porterà anche al sindaco questo invito, verso le associazioni culturali e non solo, come quella che stiamo seguendo oggi, cioè Colline Verdi, per enfatizzare ancora di più e per far capire che sì, c'è il lavoro, c'è economia, c'è industria, c'è incremento demografico, ma c'è l'intenzione di incrementare il livello culturale non solo di San Giovanni. Certo che deve. Allora, voglio che mi risponda. Mi ha dato un assist sulle associazioni culturali. Per un certo periodo l'associazionismo in questa comunità era abbastanza scarsa. Invece nell'ultimo decennio, ma soprattutto negli ultimi 5 anni, c'è stato il boom delle associazioni culturali, e questo non fa altro che piacere a un assessore alla cultura. Abbiamo associazioni culturali, oggi parliamo del Coro Colline Verdi, che è oramai una realtà, non solo un'istituzione. È un'istituzione di cui è un fiore all'occhiello del Comune di San Giovanni Teatino. Però mi sento di dire che sono nate associazioni culturali a 360 gradi, da quelli riguardanti la cultura in generale, ma quelli di cultura specifica, riguardanti addirittura, c'è un'associazione, faccio dei nomi giusto, ma no, non li voglio fare, sennò farei dei torti. L'elenco sarebbe lunghissimo. Abbiamo l'albo delle associazioni. Nel nostro comune sono iscritti almeno una trentina di associazioni. Quindi questo vuol dire che si fa cultura, e si fa cultura anche di quella importante. Assolutamente sì. A proposito di associazioni, ma tanto mi conoscono in tanti, io amo il calcio, insomma, è una cosa palese. Ricordo la presenza del Pescara, purtroppo. Ecco, ricordo la presenza dell'assessore nei nostri studi quando portò insieme ad altri dirigenti ovviamente la Coppa Italia vinta dal San Buceto. Sì, io sì, me lo ricordo, poi assessore. Ecco, c'era anche lei. Perché sono anche assessore allo sport. Insomma, non l'ho detto. Avevo tante deleghe, tra cui c'è l'assessorato allo sport, perché io dico sempre che cultura, anzi pubblica istruzione e sport sono due cose che vanno di pari passo, e questa amministrazione ha puntato soprattutto su queste due macro capitoli di bilancio, come diceva lei. Sì, sono anche assessore allo sport, quindi c'ero anch'io a Sulmona quando ai calci di rigore il San Buceto Calcio ha vinto la Coppa Italia, fui intervistato credo anche da Rete 8, non avevo un filo di voce. Perché sembrava... C'ero io assessore, forse avevo i capelli leggermente più lunghi, ma ero io, e le dico anche, si ricorda la squadra che appunto affrontò il San Buceto? L'Aquila, poi... ecco, la squadra L'Aquila e San Buceto, che era, rispetto al capoluogo regionale L'Aquila, io so i bilanci che ha l'Aquila, i bilanci che ha la San Buceto Calcio. Non aveva i favori del veramente pronostico. Era Davide contro Golia. Esatto, veramente Davide contro Golia. Quindi aver vinto quella partita è stata una cosa incredibile. Tant'è ha fatto bene la dirigenza del San Buceto Calcio a dare la coppa, che è esposta presso il municipio di San Giovanni Teatino, perché è stata una vittoria assolutamente. Poi San Buceto andò alle fasi nazionali, perse col Campobasso, sì. Quindi un'altra grandissima realtà. Sfortunatamente anch'io amo il calcio.
allora benissimo, io ringrazio Paolo Cacciagrano per questa piacevolissima chiacchierata, abbiamo spaziato, siamo partiti con le associazioni culturali, abbiamo toccato un po' anche la storia, direi, di San Giovanni di Latino, di questo magnifico salone che sta ospitando, anzi ha ospitato il coro Colline Verdi. E allora io la ringrazio ancora, assessore, ma soprattutto ringraziamo i tanti telespettatori che ci hanno seguito in questo percorso durato quasi una settimana proprio qui a San Giovanni di Latino. L'appuntamento è a lunedì prossimo, quando ci sarà l'ultimo viaggio, l'ultimo step di questa rubrica che dal mese di ottobre dedica tanto spazio ai cori e alle tradizioni abruzzesi. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie.